Cioè, raga, ho fame. Le patatine mi fanno mangiare che le devo fare da dopo. Allora, raga, come sempre due partite, quindi mezz'ora di gioco. Oh cazzo, eh. Pronto a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Ci siamo, sta per avere inizio la sfida fra Real Sociedad e Barcellona. Ecco la formazione della squadra di casa. Si schierano col classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico, mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro e concludere direttamente in porta. Ecco la formazione titolare del Barça. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta centrale, un classico. La velocità di Sadio Mané può essere una delle chiavi del match. Perfetto tocco di Suarez. Vidal! Palla sulla traversa, poi ancora in Che sfiga, campo. cioè. Occhio al rimbalzo. Sarà dunque rimessa laterale per il Non Barça. c'era nonna di Tonio. Sergio Busquets. Bomba! Respinge il difensore. Mikel Merino. Diego Llorente. Januzaj. Sventa qui la minaccia. Mikel Merino. Darida. Può cercare il cross. Prova ad andare. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Dovrebbe andare al cross. Portiere sulla traiettoria, nessun problema. Luis Suarez. Occhio, cerca l'area di rigore. Occasione per passare in vantaggio. Gol! Palla Meno sul male palo che è e andata poi sul gol. palo. Un cazzo esulta. Ha giocato di sponda con il palo, trovando un gol di rara precisione. Un pizzico di fortuna qui per l'attaccante, aveva angolato troppo la conclusione, rischiando di colpire in pieno il montante. Si torna a giocare con il Barcellona che adesso conduce. Puntuale qui il difensore. Grande idea di Neymar. Gran palla per Suarez.
Suarez, provvidenziale quel portiere che salta la sua porta. Che parata ha fatto Pier, pazzesco. Sì, vabbè, che sfiga. Io l'avevo già vista dentro. Busquets, gol, ha segnato proprio lui, Busquets. Un 1-2 pazzesco nel giro di pochi minuti. E gli avversari sono in difficoltà adesso. Hanno raddoppiato. Pronto? Avanti 2-0. Quanto manca? Michel Merino. Dai. Eh? La Madonna. Senza difficoltà. Oyarzabal. Vuole un pallone lungo. Respinge di pugno. No, la volevo che la mette, no, voleva fare un autogol. Luis Suarez. Si fa spazio. Bomba! Corner per il Barça. Corner battuto in mezzo. Buono l'anticipo del difensore. Palla schizza via dopo il contrasto. Yanuzai. Non riesce a tenerla in campo, merito anche della marcatura. Umtiti. Jordi Alba. Suarez. Ecco Pogba. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Partono in contropiede. La difesa ha recuperato bene. Sta giocando meglio il suo secondo passaggio. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Perfetto il tocco di Suarez. Neymar pericoloso da lì. Neymar! Gol 3-0. Pogba perché ha i capelli della Juventus, ma che non è riuscito a impedire che il pallone finisse in rete. Tiro potente che si è insaccato nonostante il tentativo dell'estremo difensore. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Michel Merino, Hector Moreno, Ruben Pan. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo potrebbe incidere sulla gran palla di Busquets. Situazione di offside per Neymar. Paul Pogba. Busquets. Cercano il buco della difesa avversaria. Michel Merino. Palla interessante dello spazio. La mette in mezzo con questo pallone. Pallone allontanato da Piqué. Pogba. C'è campo per in verticale da Pogba. Occhio qui a Suarez. Prova lui Suarez. Gol 4-0. È una grande soddisfazione per lui con la doppietta che conferma le sue straordinarie doti. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Michel Merino, Hector Moreno, Ruben Parra, William José, Oyarzabal. Buono il recupero di Piqué. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ha perso il pallone. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Vidal. Pogba. Busquets. Gran palla di Busquets. Occhio a Neymar. Occhio a Mané. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto.
Si giocherà ancora per due minuti. Darida, Michel Merino. Ci sono metri a disposizione. Neymar. Buona la lettura del difensore su un brutto. 4-0. Arriva il fischio finale.
cazzo, è iniziato il secondo tempo. Comincia il secondo tempo, complicato ovviamente il recupero, grande distanza fra le due squadre. Un cazzo, sono dei fenomeni, guarda. Capisce tutto, intercetta il lancio di Neymar. Un'altra buona giocata. Esce e recupera il pallone. Oyarzabal continuano a girare palla cercando il momento giusto. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Suarez, occhio al suo movimento, difensore spazza in qualche modo. Ora da Stefano Nava un giudizio su Luis Suarez, una valutazione su questo primo tempo. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto, ne ha messi due e stanno vincendo. Cosa chiedere di più, una tripletta? E magari. Sventa qui la minaccia. Bel passaggio. Januzaj. Paul Pogba. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Ecco, con l'aiuto della grafica, il prossimo match di Liga Santander per i padroni di casa. Ovviamente lo seguiremo. Occhio al pallone filtrante. No, vedete. Ottima la verticalizzazione. Conclusione sventata. Cosa? La ricerca del gol avversario davvero complessa. Ce la sta mettendo tutta per non prendere gol e finora direi che ci sta riuscendo alla grande. Non mi sembra un flop. Suarez prova. Busquets, che gol ha fatto. È il suo secondo gol personale. Vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Il Napoli. Busquets sta crescendo. Certo, per il 2-9. Ha giocato una buona partita Pierluigi, attento, concentrato. Vidal passaggio impreciso. Non è che ha toccato palla. Non credo che abbia toccato bene, però. Il Borussia Dortmund ha messo a segno dunque un colpo di mercato importante, assicurandosi un grande giocatore pagato a caro prezzo. Prova in porta, nessun problema per Ter Stegen qui. Paul Pogba, azione interrotta. Scusa, Varagna metri verso l'area. Willian José. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Occhio al contropiede. Traversa. Sto facendo il gol dell'anno. No, laterale per il Barcellona. Sto facendo il gol dell'anno con Umtiti. Decidono di farsi attaccare, lasciano il controllo agli avversari. L'intenzione è quella di avere poi degli spazi in contropiede. La difesa sembra messa male, attenzione. Ecco il tiro, murato dal difensore. Eccolo lì. Ah, è un TT, che cosa ci fa in attacco? Schiaffic. Tornatene in difesa, che è meglio. Ruben Parr. Si aprono spazi invitanti. C'è il vantaggio, possibile crossare. Arbitro ha visto qualcosa che non va, un tale inglese, una strana sostituzione. Come in aria, cercare una deviazione vincente. Occhio alla botta, colpito il pallone dal difensore. Oyarzabal crossa verso il centro. Traversone che si perde senza possibilità. Darida. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Darida. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Sì, a cacchio, dove la buttano? Januzaj. Cioè, Suarez stava facendo veramente
il gol dell'anno. No, la traversa, se non ci stesse i pali e la traversa nel calcio, secondo me adesso saremmo anche 9-0 saremmo. Darida. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Siamo ormai negli ultimi minuti, difficile che possano esserci sorprese. 600 secondi. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Intanto minuto, ultima. C'è aria di cambio. Ruben Parra. Jon Bautista. Subeldia. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Tira! Sì, ma sono scandalosi, cioè. Neymar. Champions, fai scandalosi, no. Subeldia. Vabbè, un big match, lo so, però. Champions, fai scandalosi, no. Cioè, ma te io giochiamo con. Cioè, è la squadra più scarsa del mondo. Peggio del Liechtenstein. Neymar! Il Busquets sta facendo veramente una partita di Dio. Vediamo le valutazioni a fine gara. Tipo Wright. Wright è uno che può crescere. Per, intanto per la nazionale. Per la nazionale degli Stati Uniti. Poi Luis Suarez. Se ne può andare adesso Neymar. Pericolo, palla in gioco. Il quarto uomo. Ma due minuti di recupero. Ma mi fai il pane Nutella? Quanto c'è ancora da giocare? È iniziato. Per favore. Manca un solo giro di lancetta al 90esimo. Può andare in porta. Gol al 90esimo. Segna Neymar e fa la doppietta. Segna proprio lui, il grandissimo Neymar Junior. Non si fermano nemmeno nel recupero al risultato che sembra acquisito. Capisco la voglia di dare spettacolo in questi casi, però forse sarebbe anche giusto tirare un po' i remi in barca rispetto alla squadra. Tutti doppietta, questi qua hanno fatto tutti doppietta. Finita. Non c'è più. Migliore in campo è stato Busquets, anche secondo me era Busquets, anche secondo me il peggiore è Semedo, è stato il peggiore, perché è entrato.
Dobbiamo guardi. Io in campo c'è stato qua. Un 4-4-2 impata Silsen. Odet Semedo Rabio Garcia Malcolm. Bright e Jovetic in attacco. Poi abbiamo la migliore coppia d'attacco. Mi raccomando, non deludeteci. Oggi vinceremo 5-1. Secondo me 5-1 vinciamo, secondo me. Un bacio. 5-1, sì. Poi in casa magari vinciamo 9-1 come è successo. Cioè 7-0 come è successo all'andata. No! Perché mi sono scontrato con Waits. Watts sarebbe. Si gioca per la prima giornata della fase a gironi ed è importante. Mi immagino come gliene diamo. Già con una vittoria. È tutto pronto con lo Shamrock Rovers che affronta il Barcellona. È la prima giornata dei gironi della Champions ed è un match che promette scintille. Con me, come sempre, Stefano Nava. La Champions, seguirla dal vivo regala sempre emozioni fantastiche. Ecco la formazione della squadra di casa. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. Sì.
l'intenzione dell'allenatore, credo, si era liberato bene, ma credo che la calcio l'angolo. Buono il movimento, però il fuorigioco è giusto. Alla messa dentro. Esordio in Coppa per queste due squadre della prima giornata della fase a gironi. Importante partire forte. Chiedo a Stefano Nova che buona l'idea qui. Sì, che sfiga che ha Wright, però non ha ancora segnato. Che ha le qualità per spaccare la partita. Non è facile andare a segno in tre partite consecutive come ha fatto lui, a giudicare da come sta giocando. Non mi stupirei se riuscisse a tenere viva questa striscia. Mele. C'è il rilancio lungo. Occhio a questo lancio. Vai, segna. No, povero, poverino. Ma poverino, ma dai, poverino, poverino, right. Sì, ma colpa dei pali, io odio i pali. Buono il recupero, possono ricominciare. Dembélé. È tutto solo. Povero, povero. Sì, mi... Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Palla interessante nello spazio. Può metterla da lì. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente imprecisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occasione. Dembélé. Assist. Ha fatto assist, Wright. Bravissimo. Bravissimo, Wright. Già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata. Ma che manca. Certo, non è male, cioè Wright ha avuto sfortuna due volte, anzi tre. Sono i favoriti del pronostico. Hanno fatto valere le loro indubbie doti tecniche. Questo gol è giunto sugli sviluppi dell'ennesima conclusione in porta. Si ricomincia con il Barça avanti nel punteggio. Oh no, c'è lui. Oppa. Ci sono metri a disposizione. Grande chiusura difensiva. C'è il pressing sul portatore di palla. Occhio a Jovetic. Gran dribbling. Jovetic. Si ripartirà col corner per il Barcellona. Cioè, hai visto che gioca? No, colpo di testa che sembrava già dentro. Intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente. Vai, vai, questo è gol. Mamma mia. Prima o poi lo farà gol, cioè. Attenzione a Dembélé. Cioè, ma avete visto che giocate sta facendo? Prima o poi lo farà gol. Dembélé. Occhio a Jovetic. Un po' diventerà un campione, Wright. Magari è il nuovo Wea. Può girarla. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Hanno spazio per andare in contropiede. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio.
Dai cacchio, questo è il gol per Wright. Prova a far partire il tiro. No. Occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Recupera sì. Palla, intercettando bene il pallone. Sì che lo sapevo, ci vado anche a 25. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Prova a Casate Novo, ci va ogni 25 al mese la nonna. Che finisce l'attaccante. A spazio, prova. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Passaggio intercettato. Dembélé. Pallone profondo, pericoloso. Occhio a Jovetic. Occhio a questo lancio. Dembélé, a doppietta di Dembélé. Una per gli avversari. È ancora presto. Testo tutti in vano di posino. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare, devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Si avvicina all'area. Ha perso il pallone. Raul Garcia. Rabiot. Ci sono spazi per il Barça lateralmente. Mm-hmm. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto Pier, altri 3 minuti al termine. Occhio al pallone filtrante. Attenzione a Dembélé. Tripletta di Dembélé, ha fatto la tripletta. Una partita magnifica, impreziosita da questi 3 gol. Giornata da ricordare per questo attaccante. Hat-trick, tripletta per lui. Sta disputando una partita davvero esemplare. Chissà che non possa regalarci altre perle da qui alla fine. È una partita a senso unico, davvero. Buon recupero del pallone, possono ripartire. E ci facciamo tempo, 3-0. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Occhio a Jovetic. Occasione d'oro. Centra in pieno il difensore. La toccata per ultimo il difensore e dunque calcio all'angolo. Calcio all'angolo battuto, palla in mezzo. No! Attenzione! Rete! Rete! Difesa troppo timida su questo Garcia. Bellissimo gol. Di sicuro non frutto. Vediamo se ha dentro il pallone adesso, c'è stato online technology. Tanto aveva già toccata con la mano, si vedeva, vediamo. Però c'è online technology. Ci sono voluti anni per riprodurre. Secondo me era da annullare. Sì, era, sì, è dentro, adesso sì. Convinti che ce n'era bisogno. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria.
Suba dunque l'azione d'attacco. Palla vagante. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Occhio al movimento dei compagni. Rabiot. Attenzione a Dembélé. No, palo. Palla ancora buona. Il culo è il migliore giocatore di questa partita. Solo i legni hanno impedito al potere di capitolare. Un altro ottimo passaggio. Perde palla. Raul Garcia. Un altro ottimo tocco. Questo è il prossimo impegno per gli ospiti. Easy, tutto. Potrete vedere come sempre sui canali. Il classico ce l'abbiamo ad ottobre. Questi stravinceremo del classico. Dembélé. Tocco intelligente. Pericolo, ecco. No! Palla che termina lontanissima. Entra Vidal che difesa dal portiere. Ci stanno gli applausi. Ha solo sfortuna, non è che Sky Sovrite. Secondo me ha solo sfortuna. Pallone interessante. Un 6 ci sta. Messa dentro. Avrai oggi. Non gli dare di più di 6, cioè. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio. Cioè, sta facendo tremare il portiere, cioè. Parte il tiro. Aveva quasi trovato il gol qui da posizione impossibile. Sembrava una follia tentare la conclusione da lì, invece la palla è uscita di poco. C'è spazio per lui. Gol solo sfiorato, ma che occasione, Stefano. Parlerei più di errore dell'attaccante che di sfortuna tu per tu col portiere, dai. Ma non puoi permetterti di calciare sul fondo, ma no. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occhio alle sovrapposizioni. A spazio, prova. Portiere che blocca senza problemi. Bravo! Salta il difensore. Dembélé. Gol 5-0. Come vede la porta lui, non la vede nessuno. Oggi solo Dembélé ha segnato. Ripartenza micidiale. A parte Garcia che ha appena uscito. E non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione. Che gli è capitata, bravo. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Guzmix. Mette in mezzo con questo pallone. Jovetic. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. C'è spazio per andare. Punizione fischiata contro il Barcellona. È arrivato il cartellino, ammonizione che mi sembra sacrosanta. Sì, Pierluigi, non accenna nemmeno una protesta. Ha provato a sorprendere il portiere, per poco non ci riusciva. Conclusione terminata non lontano dai pali. Arturo Vidal. Vidal. Gran palla di Vidal. Attenzione a Dembélé. Palla ancora lì. Magnifica chiusura difensiva. Sarà dunque rimessa laterale per il Barça. Rabiot. Occhio a Jovetic. È pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Occhio perché ci sarà un cambio. Cross verso il centro dell'area. Attenzione a Dembélé. Gol 6-0. Ancora lui, segna solo lui oggi. Ma segna solo lui, Dembélé. Un gol facile, come evidenziato anche dal replay. La calciata a porta si. Malcolm non ha toccato palla, non l'ho nemmeno visto. Continuano a
regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. La differenza tra le forze in campo oggi sembra evidente, sembra quasi di assistere a una partita fra squadre di categorie diverse. È vero, evidente la differenza per Luigi. Buona l'idea qui. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Occhio al pallone in mezzo. No! Ma è antipatico, sì, allora questo portiere. C'è tutto questo in questa parata. Gol! E ancora lui! Segna ancora lui, 7-0. Lascia scampo. A Dembélé non avrà preso 9 e mezzo, avrà preso 10 e mezzo. Fatto 6 gol. Lascia scampo al portiere, un gol bellissimo. Cercato la soluzione calciando di prima intenzione. Grande controllo. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca alla fine. Sono trascorsi 80 minuti, ne restano altri 10 da giocare. Ricevuto, grazie Matteo. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Jovetic, la traiettoria verso il centro. No, non entra. Non faceva il settimo gol. Sicuro è capocannoniere, cioè. Che hanno salvato portiere e risultato. Tanto. Gol 8-0, solo lui ha segnato oggi. Un gol del grande opportunista, facile. Bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Sicuro la porta a zero, se ne sono andati dallo stadio. Un altro gol per entra Pogba. Anzi no. Entra Pogba, Dembélé esce sotto gli applausi. Di vista. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Gusmix, Matteo, bordocampo, quanto manca alla fine? C'è spazio davanti a sé. No. Vidal, Vidal! Non trattiene, occhio la possibilità. C'è il fallo e dunque punizione. Si abbassa per ricevere. Vabbè, un gol lo deve fare Wright. Mio in campo sicuro è Dembélé. Il secondo Garcia. Il terzo credo Wright. Sì. Ha giocato bene. Quello peggiore proprio è, anche se non l'avessi tolto, sarebbe stato Malcolm. Sì, è Malcolm, non ha toccato palla. Parte batte il corner, non ha toccato palla. Finita. La gara del girone che va dunque in archivio. Primi tre punti per loro. Risultato importante per la classifica. Andiamo in valutazioni, vabbè. Dembélé 10, è stato il migliore in campo. Bright se l'ha meritato questo voto. Secondo me se l'ha meritato il peggiore in campo Pogba. Pogba. Una e mezza. Vedo, va, contento, abbiamo vinto 8-0.
è arrivato, c'è quando è arrivato alle 8 e mezzo, cosa c'è anche le 8 e mezzo. Nelle valutazioni del Verona non c'è Inter 1-1, Atletico 0, Liverpool, la Juventus pareggia proprio nullo. Sì, prego. Vamos.